Un nuovo salto di qualità per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, nuovi gate, ma anche altri progetti. Sì, oggi abbiamo finito i lavori principali al 99,9%, arrivando a 5 gate, uno spettacolo. Questo aeroporto è davvero internazionale, bellissimo, tutto moderno, nastri, spazi commerciali, oggi è veramente un'altra cosa. Però comincia un nuovo step, una nuova stagione, quella dei 18 milioni stanziati dalla Regione per i lavori sulla pista intercontinentale, definitivamente, lavori esterni. Partiremo fra un paio di mesi, stiamo aspettando correttamente che la Regione espleti la sua vicenda elettorale e siamo pronti. Abbiamo dimostrato che in 4-5 mesi si possono fare lavori di 2 anni, lo staff dell'aeroporto ce l'ha messa tutta, la ditta, l'ENAC, abbiamo fatto un piccolo miracolo, pensate che abbiamo chiuso a 666.000, quasi 900 passeggeri, adesso non mi ricordo, circa 667.000. Quando, prima che arrivassi io, erano andate via 2 compagnie, Wizz Air e Mistral, e quindi si prevedeva un normale saldo negativo di 35.000 passeggeri in meno dell'anno scorso. Li abbiamo recuperati tutti in 7 mesi, abbiamo qualche passeggero in più dell'anno scorso e un aeroporto nuovo. La Regione ha fatto una scelta molto importante, ha investito sull'aeroporto in modo da renderlo, quindi ha stanziato più fondi, sì, ma sulla parte degli investimenti, non sulla parte delle cosiddette spese correnti, e allo stesso tempo è riuscita a far crescere, a far decollare, l'aeroporto d'Abruzzo, e oggi è un aeroporto che si regge per quanto riguarda le sue spese correnti con un minimo sostegno. È di gran lunga l'aeroporto che, rispetto ad altri di pari grandezza, è assolutamente più solido.